Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore appuntamento. Chi vi parla, come sempre, è Alessio Evangelisti. Felici di tornare nuovamente con voi, dopo in fondo neanche tanto tempo. Grazie a Dio continuiamo l'opera che il Signore ci ha comandato da portare avanti nei limiti delle nostre possibilità e anche del nostro tempo. Benissimo. Bene, in questo video non abbiamo fatto nessuna live, semplicemente questa volta abbiamo deciso così, poi vedremo prossimamente se fare qualche live e su quale oggetto, insomma, verterla. Ma questo video tratterà su un argomento che secondo noi è molto importante. Noi affronteremo il tema della vanità, lo vogliamo affrontare proprio da un punto di vista molto particolare, anche se così non dovrebbe essere. Il punto è questo: mai ho sentito trattare questo argomento proprio da quello che è il suo fondamento. Con questo non voglio dire che mai nessuno l'abbia fatto, semplicemente sto dicendo che io personalmente né all'estero e né qui in Italia ho mai sentito affrontare il tema, l'argomento della vanità partendo dal fondamento. A un certo punto, in modo molto rapido, vogliamo anche esaminare un pochino il testo originale, perché ci servirà. Per mettere il cosiddetto puntino sulla i. Questo è molto importante. Giusto ultimamente da parte degli ebrei, quindi da parte del rabbinato ortodosso, ho sentito alcuni ragionamenti che vanno a incidere quanto appunto contiene questo, questo argomento. Anche se in modo, diciamo, non lo hanno detto chiaro e tondo, ma comunque il discorso andava a enfatizzare quello che vedremo, insomma, in questo video. Sarà un video molto interessante, un video molto importante, un video che ai nostri giorni continua a giocare un ruolo di vitale importanza, scusate il pleonasticismo, di vitale importanza, perché poco conosciuto, perché se ne parla poco, perché alle volte vuole essere uno strumento improprio, oserei dire improprio, per poter avallare determinate posizioni personali. Noi siamo chiamati a predicare la croce di Cristo, sappiamo che la croce implica sofferenza, la croce implica morte, no? Morire a noi stessi, per rinascere alla nuova creatura, alla nuova creazione, il nuovo uomo. Muore il vecchio uomo in Adamo, nasce il nuovo uomo in Cristo Gesù, formato da Cristo Gesù, formato quindi dalla sua parola, formato dal suo spirito. Questo è molto importante. Quindi noi dobbiamo predicare, sì, la croce di Cristo, ma molto spesso ci ritroviamo ad ascoltare che non si predica tanto la croce di Cristo, la croce biblica, ma la croce dell'uomo, e quindi diventa un dogma. Qual è la differenza tra dogma e dottrina biblica? La dottrina biblica è la parola di Dio ed è la verità assoluta. Il dogma, invece, è il precetto umano, che si discosta, anche se apparentemente no, ma che si discosta dalla parola di Dio. Benissimo. Senza indugio e senza preamboli, vogliamo dar inizio al presente video. Bene, allora cari amici, la prima cosa che desidero fare adesso, come facciamo sempre,
e farvi entrare nel nostro desktop in maniera tale che possiate navigare con noi e possiamo insieme interagire con la lettura della parola del Signore. Allora, vado ad attivare la navigazione, abbiate pazienza perché voglio fare una cosa che, come al solito, non ho fatto prima, ti pareva? Allora, non mi ricordo più dove devo andare. Sarà qua? Ah, qua è, sì, giusto. Giusto, l'ho trovato. Ok, allora, aspettate, aspettate perché, ok, allora, dove sta? Qua, ecco, ok, perfetto. Allora, da questo momento siete sintonizzati con noi, benissimo. Giusto per curiosità, fammi vedere una cosa. Allora, ok, va bene, ok, perfetto, d'accordo. Allora, benissimo, allora in questo momento state osservando appunto le stesse cose che osserviamo anche noi, benissimo. Allora, abbiamo detto che vogliamo parlare della vanità. Nel parlare della vanità, magari apriamo qualche piccola parentesi, che vuoi o non vuoi si trovano delle risposte nel libro dell'Ecclesiaste, perché sostanzialmente il libro dell'Ecclesiaste si presta in modo particolare per illustrare alla Chiesa di Gesù Cristo questa grande verità, così come ad esempio il libro di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, si presta per descrivere la Trinità. Insomma, ogni libro sulla parola di Dio presenta delle caratteristiche e delle peculiarità. Quindi, come già detto, lo vogliamo ripetere: per trattare bene l'argomento della vanità bisogna ricorrere al libro del Coelet, ovvero del predicatore. Quindi, quando utilizzeremo il nome Coelet, semplicemente stiamo dicendo predicatore in ebraico, perché così viene definito Salomone nel libro appunto della vanità, scusate, dell'Ecclesiaste, scusate, ho detto una sciocchezza. Allora, io qui ho la mia Bibbia, voi se volete potete anche aprire la vostra Bibbia e andare nel libro dell'Ecclesiaste. Eccolo qua, il verso 2 dice: vanità delle vanità, dice il predicatore. Ok? Quindi in ebraico si direbbe Hevel Havalim, dice il Coelet. Poi questo lo vedremo tra un pochino. Quindi predicatore si dice Coelet. Questo è bene che lo sappiate, perché magari lo potete trovare in giro. Allora, vogliamo andare in Ecclesiaste, Ecclesiaste 1.2, ok? Eccolo qua. Allora, noi partiamo da un concetto, ok? Che è fondamentale. Allora, quando Dio parla, non è un uomo che sta parlando, ragion per cui se Dio dice una cosa, non la dice tanto per dirla, ovvero non possiamo neanche asserire che magari è scritto così, come dire, trova un significato light, trova un significato superficiale. No, è scritto che la parola di Dio è purgata con il fuoco, quindi ogni parola di Dio è purgata con il fuoco. Addirittura nel linguaggio originale ogni lettera, ogni consonante, ogni lettera nel linguaggio originale ha una sua profondità, ha un suo significato, ha un suo numero, ha una sua forma,
ha appunto, ripetiamo, un suo significato. Questo è molto importante. Quindi quando Dio dice qualche cosa, dobbiamo porre mente a quel qualche cosa, cominciando da ogni singola parola. Pertanto il Signore inizia, diciamo, il suo discorso in Ecclesiaste 1, noi inizieremo dal verso 2 e tutto quello che diremo, leggeremo, lo diremo, lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Signore, guidaci, Padre, nell'illustrare la Tua santa parola, Padre, senza aggiungere e senza togliere. Noi, Signore, invochiamo la Tua guida, la Tua presenza, Padre, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Bene, allora, la parola di Dio ci dice vanità. Ok, vanità, delle vanità. Ma che cos'è la vanità? Man mano che il video prenderà forma, lo capiremo sempre via più. Vanità delle vanità, dice il predicatore, cioè Salomone. Poi ripete, quando la parola di Dio ripete, è molto importante, come dire amen amen, così sia, vanità delle vanità, e poi dice qualcosa di impressionante. Ogni cosa è vanità, wow! Alla domanda, ma che cos'è la vanità? Beh, se noi stiamo a quello che è scritto, ogni cosa è vanità. Quindi che cos'è vanità? Tutto. Tutto è vanità. Anche quello che noi pensiamo non sia vanità, è vanità, diventa vanità. Questo la scrittura lo enfatizza, partendo proprio dal libro della Genesi, in un modo impressionante. A un certo punto nel libro della Genesi, questo però lo vedremo nel linguaggio originale, nel libro della Genesi presenta che, puntini, 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 poi lo vedremo dopo, è vanità. E quando tu ti accorgi di una cosa del genere senza aver affrontato tutto quello che è il discorso, ovvero lo studio profondo, sull'argomento, sul tema, sull'oggetto della vanità, ti troveresti smarrito, ti faresti appunto, giustamente, perché non hai la conoscenza, ti faresti delle domande e diresti, ma com'è possibile che una cosa del genere sia vanità? Ma questa non è vanità. Invece sì, è vanità, e che molto spesso l'uomo, come dire, commette molti errori per mancanza di conoscenza. Ecco perché il Signore ci ha chiamato a conoscere, nel limite delle nostre possibilità, il meglio che possiamo, di dedicarci a conoscere il meglio che possiamo la parola di Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, quindi intanto il Coelet, il predicatore, ci dice che tutto è vanità. Ogni cosa è vanità. Tutto quello che ci circonda, poi ci dirà nel suo insieme, è vanità. Tutto quello che si fa sotto al sole è vanità. Nello specifico parliamo di quello che si fa sotto al sole, nel senso che sotto a questo nostro primo cielo. Quindi tutto quello che si trova, vi sto dando degli anticipi, sotto al primo cielo, che è il nostro cielo, la nostra atmosfera, è vanità. Tutto. Tutto è vanità. Wow. Qualsiasi cosa. Ogni cosa è vanità, anzi lo vogliamo fare un pochino più grande. Stavo pensando se far così. Così. Ecco qua. Ok. Ogni cosa è vanità, perfetto, benissimo. Allora, vogliamo andare in... allora, facciamo così, va? Così, così risparmiamo tempo. Allora, Ecclesiaste 1.3. Allora, che profitto ha l'uomo di tutta la sua fatica nella quale egli si affatica sotto il sole? Ecco qua, quando io prima ho utilizzato, vedete, il termine sotto il sole, ma sotto il sole inteso come sotto al nostro cielo.
sotto al nostro primo cielo. Vedete, noi prendiamo le parole, ma non sono le nostre parole. Cioè, qui non è che noi diciamo, o Alessio Evangelisti dice, o i predicatori, i pastori dicono, quelli di sana dottrina. No, qui si tratta di stabilire semplicemente, alla luce di quanto leggiamo nero su bianco, molto semplicemente quanto la Bibbia stessa ci vuole rappresentare. Benissimo, quindi che profitto all'uomo di tutta la sua fatica nella quale egli si affatica sotto il sole? Bene, eppure quante cose buone si fanno sotto al sole? Quanti lavori buoni, quanti studi buoni, chi ha inventato la penicillina e ha salvato tante vite umane. È una cosa buona, Dio non è contro queste cose, anzi, possiamo dire che Dio ha dato intelligenza a queste persone, tipo quelli che hanno inventato, colui che ha inventato la penicillina, sicuramente, no, sicuro, ha ricevuto l'intelligenza da parte del Signore per poter salvare molte vite. Quante cose buone, quante costruzioni buone, quanti lavori buoni, quanti viadotti, ponti, ospedali, quante cose, quante azioni, quante opere buone si fanno sotto al sole. Quante? Oh, tantissime, tantissime. Dio è contro a queste opere, ma così non sia. Fai il bene, scordatelo, dicevano i nostri antenati. E Dio anche dice, fai del bene, scegli la via del bene, non scegliere la via del male. Altro che predestinazione. Eppur l'Ecclesiaste, il predicatore, il Coelet dice che profitto all'uomo di tutta la sua fatica. Qui non necessariamente parla delle cose cattive, qui ci mette tutto, perché la parola di Dio è purgata col fuoco, di tutta, col, ogni, tutto, di tutta la sua fatica nella quale egli si affatica sotto al sole. Il profitto dell'uomo qual è? Di tutta la sua fatica. Qual è? Che poi diventa polvere e se ne va. Questo lo dice bene il Coelet, il predicatore. Poi se ne va. E la sua memoria a chi rimane? Dove se ne va la sua memoria? Cosa ne rimane di lui? Ci sono molte verità, che tra un po' ne vedremo due, che sono agghiaccianti, a proposito di ricchezza e degli empi ricchi, che molte volte ci si fanno, ci si pongono, ci poniamo delle domande per mancanza di conoscenza della parola di Dio, quando vediamo gli empi prosperare, gli empi arricchire, gli apostati arricchirsi. Ma perché? Ma da dove viene questo? Alcuni dicono è il diavolo che li rende ricchi. Anche questa è una verità, ma molte volte non è solo il diavolo, credetemi. Poi lo vedremo. Una cosa è certa, con Dio non si gioca. Con Dio non si gioca. Dio è amore, amen, ma è anche giudizio ed è molto arrabbiato con l'umanità per quello che sta facendo, per le leggi che stanno approvando, sull'aborto, sui matrimoni degli omosessuali, delle lesbiche, sull'eutanasia, su ama gli animali e odia l'essere umano. Questo è il nuovo comandamento. Adesso gli uomini amano gli animali e odiano gli uomini, gli esseri umani. Wow, Dio è molto arrabbiato, sapete? E già il giudizio di Dio è cominciato su tutta la terra. La terra si sta sgretolando. Poco fa, a proposito di Apocalisse e di montagne, che è scritto che cadranno, verranno meno, saranno appianate tutte quante le montagne, questo è scritto nell'Apocalisse, poco fa ho potuto vedere il video sulle nostre Alpi, non so se nelle Dolomiti, dove, non mi ricordo, comunque sulle nostre Alpi, un pezzo gigantesco di una montagna è venuto giù, la parte della montagna si è iniziata a sgretolarsi, no,
come si dica in italiano, e hanno detto gli scienziati che questo è dovuto al surriscaldamento, al cambiamento climatico. Eh sì, cari miei, il giudizio di Dio è all'opera. L'uomo ama questo mondo, ama le cose di questo mondo gli si sgretolerà, si dice così, in italiano, scusate, io mischio un po' le lingue, in mano. Gli si scioglierà in mano questo mondo. Le cose che tu ami tanto di questo mondo, di questa terra, sono vanità. Poi vedremo meglio che cos'è. Bene. Tra l'altro, andiamo un po' sul paradosso 1.4. Una età va via, cioè una vita umana va via, un'altra vita umana viene, ma la terra resta in perpetuo, no? Aspettate che voglio un po' vedere l'originale, già che ci sto, perché sicuramente sapete ci sono quelli che non capiscono niente e vogliono parlare. Allora, ah no, questo è Giobbe, quando lo trovo su Giobbe, eccolo qua, scusate, eh. Sì, perfetto, giustamente. Quindi una età va via, un'altra età viene, la terra resta in perpetuo, ok? Qualcuno dirà, ma la terra non resta in perpetuo perché è destinata a scomparire. Vedi il libro dell'Apocalisse quando dice che il primo cielo e la terra passarono. Effettivamente nel originale troviamo leolam. Le è la preposizione a perverso, insomma, significa olam, può significare, già ne abbiamo parlato quando abbiamo confutato i birillini di turno, olam può significare sia eterno, per sempre, cioè che non avrà mai fine, ma può significare anche lungo periodo. Quindi qui, nello specifico, olam sta per un lungo periodo. Quindi una età va via. Tutte queste cose noi ve le insegniamo in maniera tale che voi possiate comprendere in maniera più profonda, perché so che alcuni di voi lo desiderate, altri no, ed è giusto che si rispettino tutti, però noi insegniamo un po' tutto. Questa non è una predicazione, cioè non è un sermone, questo non è un sermone, questo è uno studio vero e proprio. Quindi alcuni sono molto interessati in queste cose. Quindi una età va via, un'altra viene, ma la terra resta in perpetuo, cioè per lungo tempo. Quindi paradossalmente la terra, con tutto ciò che contiene, che è una cosa effimera, come lo siamo noi, ecco, abbiamo gettato una chicca, eppur in un certo qual senso, in senso lato, in senso ironico, lo diciamo, che la terra vale più di noi. E sì, perché noi passiamo, ma la terra resta. Io muoio, ma la terra resta. Verranno quelli dopo di me, poi moriranno anche loro, ma la terra resta. Paradossalmente, amiamo quelli che la amano, molti amano molto questa terra, ma poi se ne vanno e la terra resta. Come dire, la terra, in un certo qual senso, a quanto pare, vale più di noi, in un certo qual senso, in senso lato, ovviamente. Poi ci arriveremo meglio a quello che vogliamo dire. Siamo solo agli inizi. Benissimo, vogliamo andare in Ecclesiaste 9.9. Dice, godi la vita con la moglie che tu ami. Tutti i giorni della vita della tua vanità, i quali il Dio ti ha dati sotto al sole, vedete questa espressione sotto al sole, cioè sotto a questo cielo. Quindi, in poche parole, cominciamo a vedere che il quadro dell'oggetto, del discorso,
del termine, la vanità, si sta sempre via più allargando, si va sempre via più illuminando, va prendendo colore questo quadro, il dipinto si rende sempre più chiaro agli occhi del lettore della parola di Dio. In poche parole, qui sta parlando di tempo. È come la prima parola, il primo termine della Bibbia, della parola di Dio, è tempo, nel principio. Wow! Quindi dice, godi la vita con la moglie che tu ami tutti i giorni della vita, della tua vanità, che Dio ti ha dati. Quindi, che cos'è la vanità? Che cos'è la vanità? La vanità è tutto ciò che si trova sotto il sole? La vanità è tutto ciò che è effimero, perché tutto ciò che si trova sotto il sole è destinato a scomparire, quindi durerà un tempo, lungo o corto. Il nostro tempo è corto, il tempo della terra è lungo, ma pur è effimero, pur passerà. Tutto questo passa. La vanità non è altro che tutto ciò che passa, compresi noi stessi. Anche gli uomini sono vanità? Qualcuno domanderà. Dice la parola di Dio, l'uomo è vanità. Anche l'uomo è vanità, perché è effimero. Ora c'è tutto il discorso, lo spirito, l'anima, la vita eterna, la risurrezione dei morti. Questo fa parte del complemento, fa parte del cosiddetto è altresì scritto. Ma adesso stiamo appunto navigando in acque circoscritte. Anche il nostro corpo attuale non tornerà mai più. Noi è vero che risorgeremo, ma non con questo corpo, perché questo corpo, è scritto, sarà trasformato. Vedi Prima Corinti, capitolo 15, benedetto il santo nome del Signore. Quindi tutto il tempo della tua vanità, perché questa è la tua parte, tu hai una parte che Dio conosce, che Dio ti dà, che Dio ti permette, questa è la tua parte nella tua vita, il frutto della tua fatica, che tu duri sotto il sole. Tutto si racchiude nel tempo. La vanità è qualcosa di effimero. O molte volte sentiamo, sei vanitoso! Tutte cose vere, tutte cose vere. Non sto dicendo che non sono cose vere. Che cos'è la vanità? Beh, la vanità è questo, perché tu sei vanidoso, perché vesti così, perché parli così, perché ti conci così, perché sei attaccato a questo, perché qua, perché su, perché là, perché ti metti questo, perché ti metti questo abito, perché si fa tutto un castello in aria, molte volte giustissimo, corretto, ma qual è il fondamento della vanità? Il fondamento della vanità è tutto ciò che è effimero. Tutto, sia le cose buone, sia le cose non buone, sono vanità, perché sono destinate a scomparire e non ne resterà memoria. Ecco che cos'è la vanità, ecco qual è il fondamento della vanità. Se non si capisce questo, si rischia di naufragare e di non cogliere il senso delle cose di Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. Ecclesiaste 1.8. Ogni cosa si affatica più che l'uomo non può dire. L'occhio non si sazia giammai di vedere, l'orecchio non si riempie giammai di udire. Tutto questo è vanità. Udire sempre, guardare sempre, saziarsi sempre, leggere sempre, studiare sempre, giocare sempre, divertirsi sempre, lavorare sempre. Tutto è vanità. Le cose buone, le cose non buone. Quanto bene si trova dietro un onesto lavoro e quanto male si trova dietro lo stesso onesto lavoro? Già. È un paradosso, vero? Ne parleremo dopo, tra un pochino. Tutto è vanità. Ecclesiaste 9.9. No, già l'abbiamo visto il 9.9. Sta dai numeri.
1.11. Non vi è alcuna memoria, ecco qua, quello che ho detto prima, che anche la memoria, il ricordo passa. Vedete, sono parole prese dalla Bibbia. Non vi è alcuna memoria delle cose che sono state innanzi, così ancora non vi sarà memoria delle cose che saranno nel tempo a venire fra coloro che verranno presso. Tutto passa, tutto è vanità, perfino la memoria di queste passerà. Wow, presto o tardi, anche la memoria storica finirà. Quando passerà il primo cielo e la terra, e la prima terra. Ora non entriamo sul fatto, ma allora non ci ricorderemo delle cose qui sulla terra, ma certo che ci ricorderemo, ma ci mancherebbe, questa però fa parte di un'altra storia. Qui l'Ecclesiaste vuole dire un'altra cosa, parla della memoria in modo più circoscritto, perché vuoi o non vuoi questa memoria, anche questa memoria, la memoria di oggi, è legata alla vanità, perché è legata a cose effimere. Ma un domani tutto sarà eterno, tutto sarà senza fine, e quindi avrà tutto un altro significato, tutto un altro discorso. Bene, Ecclesiaste 1.14 dice: io ho vedute tutte le cose, ricordati che la parola di Dio è purgata col fuoco, io ho vedute tutte le cose, tutto ciò che si fa sotto il sole, e tutto è vanità, tutto è tormento di spirito. Wow, incredibile. La vanità è tutto, le nostre opere, le nostre azioni, i nostri pensieri, buoni, non buoni, poi non ne parliamo. Tutto quello che si fa è vanità, tutto. Qual è il fondamento della vanità? È tutto ciò che si trova sotto il sole, che è destinato a scomparire. Perché tutto ciò che si trova sotto il sole è destinato a scomparire. L'unica cosa che non scomparirà, perché così ci dice l'Apocalisse, che il primo cielo e la prima terra non furono più trovati, passarono, e vi fu una nuova terra, un nuovo cielo. Quindi questo significa che il primo cielo passerà, la terra passerà, ma l'universo resterà, perché lo dice chiaro il libro dell'Apocalisse, che il secondo cielo non dice che passerà. Ora, se durerà un'eternità o non durerà un'eternità, non ci deve interessare, la scrittura non ce lo dice e noi non vogliamo speculare. Punto. Allora, Ecclesiaste 11.8 dice: ma pure se l'uomo, vivendo molti anni sempre in allegrezza, si ricorda che i giorni delle tenebre saranno molti, tutto quello che egli sarà, tutto quello che gli sarà avvenuto sarà vanità. Se l'uomo pone mente che per quanto possa vivere in questo mondo, dopo di questo mondo, c'è un altro mondo. Si ricorda che i giorni delle tenebre saranno molti. Qui fa riferimento più che allo Sheol, al Keber, alla tomba, perché il corpo non va nello Sheol, è l'anima e lo spirito che vanno nello Sheol oggi. Ma il corpo va nel Keber, cioè nella tomba, nella fossa, là dove ci sono tenebre. Molto interessante. Poi un domani anche i corpi degli empi risorgeranno, ma non andranno appunto più né nello Sheol o nell'inferno o nel Keber, nella tomba, ma andranno direttamente nello stagno di fuoco. Ma questa è un'altra storia, e poi qui sta generalizzando lo scrittore. Benissimo. Ricordati del tuo creatore ai dì della tua giovinezza, avanti che siano venuti i cattivi giorni, cioè la vecchiaia,
e giunti gli anni dai quali tu dirai: io non ho alcun diletto. Sì, tutto è vanità, tutto passa, ma quello che non passa è la parola di Dio, quello che non passa è Dio stesso. E quindi ricordati del tuo creatore. Sì, facciamo molte cose sotto a questo sole, molte cose, soprattutto noi cristiani, quello che facciamo deve essere buono, non deve essere cattivo, ma come fondamento dobbiamo porre la parola di Dio, porre il creatore, ricordandoci che noi siamo vanità, cioè siamo di passaggio, siamo passeggeri, siamo effimeri. La vanità, il concetto della vanità è il passaggio, è tutto ciò che è effimero. Questo è il fondamento. Poi sopra questo fondamento si va a costruire dell'altro, perché se le cose buone che noi facciamo, le cose giuste che noi facciamo, le cose corrette che noi facciamo, eppur sono vanità, figuriamoci le cose non buone. Ecco qui che c'è una vanità accettabile, pur venendo anche questa dal peccato, perché ricordiamo che la vanità nasce dal peccato, entra la morte, entra tutto entra ciò che è effimero, e quindi nasce la vanità. Quindi venendo anche la vanità, diciamo, delle cose buone dal peccato, però non tutta la vanità è uguale, perché c'è una vanità che non è affatto tollerabile. Quindi se le cose buone sono vanità, figuriamoci quando facciamo cose non buone, cose cattive, cose che vanno a pregiudicare. Non parliamo poi della vita eterna. Ecclesiaste 12:3. Ricordati del tuo creatore e della tua giovinezza. La giovinezza è vanità, perché passa. E la vecchiaia è vanità, perché passa pure questa. Tutto passa. Eppure, quando eravamo giovani, ci credevamo nella nostra follia, magari perché lontani da Dio. Ci credevamo immortali. Ci credevamo dei superuomini che avevano il mondo in mano e che potevano fare tutto. No? Quando non hai la grazia di Dio, hai delle idee veramente carnali e alle volte anche sataniche. Bene, quindi il fondamento della vanità è tutto ciò che è effimero. Tutto ciò che è effimero. Io ho detto al mio cuore, qui è il predicatore che parla, il Coelet, va ora, io ti proverò con allegrezza, tu godrai del bene, ma ecco, questo ancora è vanità. Il Coelet, il predicatore, non si è risparmiato niente. Tutti i piaceri della vita li ha voluti provare e gli hanno lasciato interiormente una grandissima amaritudine. Bene, prova il mio cuor, ho detto al mio cuor, il Coelet ha detto al suo cuor, ma non è forse scritto in Geremia che il cuor è ingannevole più di ogni altra cosa? Quanta gente segue il proprio cuore? È quello che io sento, è quello che io vedo, è quello che io penso. Cioè, la linea guida è interna, wow! La linea guida è interna, lasciamoglielo fare ai satanisti, ai gnostici, ai massoni, che ci importa di loro, lasciamoli a loro stessi con queste sciocchezze. Non vale la pena neanche sporcarsi le mani con questa gente. Ma parliamo di noi e guardiamo la nostra dottrina, che molto spesso queste cose sataniche, nel guardare il nostro cuore,
ce le vogliono infilare come dottrina. No, il cristiano non ha come linea guida il proprio cuore, la propria forza. Io ordino, io decreto che la cosa avvenga. No, tu sei una capra, tu preghi, tu non ordini, non decreti, tu preghi. Amico mio, tu devi pregare e non mi venire con la storiella: se io dirò alla montagna gettati nel mare, continua a leggere e noterai che poi conclude dicendo tutte le cose che avrete chiesto in preghiera. In preghiera lì parla della fede e della preghiera. Chi ha fede prega, chi prega ha fede. Benedetto è il santo nome del Signore. Il cuore è ingannevole. Il cuore è ingannevole. Se tu cerchi la verità dentro di te o ti appoggi su te stesso, amico mio, l'inferno sarà a casa tua molto presto. La nostra guida non è interna, è esterna. È Dio, è la parola di Dio, infinita, ineffabile, perfetta, infinita, gloriosa, ci dà pace, gioia, risponde alle nostre preghiere, alle nostre necessità, ci fa capire, ci dà luce. Il mondo perisce con tutti i suoi abitanti, i suoi empi, ma chi crede in Dio resterà per sempre. Io ho parole di vita eterna, chi crede in me non morirà giammai, ha detto il Signore. Benedetto sia il suo nome. Santo sei. Luca 6,25. Guai a voi che ora ridete perché farete cordoglio e piangerete. Già. Guai a voi che ora ridete. Sai, la croce di Cristo, non c'è niente da fare. La croce di Cristo, non la croce degli uomini, nel nome della vanità. Poi ne parleremo. La croce di Cristo è sofferenza. Il cristiano ha una croce. Il cristiano ha poco di andare in giro trattarellando, come si dica, trattarellando, tataratarattero. Il cristiano è una persona che soffre. Soffre per tante cose. Soffre perché è perseguitato. Nella propria casa spesso, o nel lavoro, o per tante altre cose. Guai a quelli che ridono, che zompano, che ballano, come il ricco Epulone, sempre feste, balli, danze, alcol, divertimenti, e chi più ne ha, più ne metta. Ho scritto una cosa che mi è venuta in mente. Ecclesiaste 2,11 dice il Coelet: avendo considerate tutte le mie opere, le mie mani avevano fatte, la fatica che io avevo durata a farle, ecco, tutto ciò era vanità, tormento di spirito, e non vi è di ciò profitto alcuno sotto al sole. Wow, perfino il divertimento è fatica. Accumulare soldi è fatica. Ci sono persone che vanno dietro la vanità del denaro. Accumulare, 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 il potere è vanità. E chi meglio del Coele, del predicatore, ce lo poteva dire? Ecclesiaste 2,15. Onde io ho detto al mio cuor, egli avverrà anche a me il medesimo avvenimento che allo stolto. Che mi gioverà dunque allora essere stato più savio? Perciò ho detto al mio cuor che ciò ancora è vanità. Perciò che non vi sarà giammai più memoria del savio, come ne anche dello stolto, cosicché nei giorni venenti ogni cosa sarà già dimenticata. Vedete le cose che abbiamo detto fino adesso, come le enfatizza ulteriormente la Sacra Scrittura? E come muore il savio, così anche muore lo stolto. Tutti hanno la medesima sorte. Il sole sorge per i giusti e di conseguenza dà calore anche agli ingiusti. Tra un po' cominceremo a vedere delle rivelazioni molto profonde.
Bene. Ecclesiaste 2:23 enfatizza ulteriormente dicendoci: cosicché tutti i giorni non siano altro che dolori e le sue occupazioni altro che molestia, anche non pur di notte il cuor suo non riposa. Questo ancora è vanità. Quanti dolori a volte ci prendiamo. Mi viene da pensare a alcune cose. Cose lecite, cose buone. Apro una piccola parentesi, formarsi una famiglia, avere una moglie, un marito, dei figli. È una gioia, è bello, ma quanta sofferenza c'è dietro a tutto questo? La convivenza. Quando passano gli anni. Già, i dolori, le malattie, i problemi con i figli che crescono in questa società, le malattie che possono giungere, le cattive compagnie, i malintesi con il proprio partner, i suoceri che ficcano il naso laddove non devono, o altre volte dovrebbero ficcare il naso e non lo fanno proprio perché i due sono magari sia il marito che la moglie sono due capre che si scornano. Quanti dolori! Cose lecite, eppure quante occupazioni sotto il sole, cose buone, ma che sono molestie, sono occupazioni moleste. Il lavoro, desideri il lavoro della vita tua, poi lo trovi, sei felice, e dopo un po' di tempo molestie, dolori, preoccupazioni, problemi, difficoltà. Wow! La vita sotto il sole è una molestia, è vanità, è passeggera, è dolore, è fatica. Cose le buone e cose non buone, tutto sono questo. Questo è il fondamento della vanità. Altro che, c'ha l'orecchino e vanità, oh sì, sì, poi lo vedremo, ma quella è l'ultimo stadio della vanità. È la parte finale della cima della montagna. Sotto c'è un fondamento, amico mio. Impara il fondamento prima di parlare. Scusate. Sa, prova. Sa. Ok, siamo tornati. Ecclesiaste 4:8. Vi è un tale, o vi è tale, che è solo e non ha alcun secondo. Vi è un tale che è solo, cioè che non ha famiglia, non ha figli. Vi è un tale che è solo, eppur non ha tempo. E non ha neanche figli. Non ha neanche figli. Non ha neanche fratelli, è solo. Vi è un tale che è solo, senza genitori, figli, fratelli, famiglia, niente, è solo. Eppur si affatica. Ecco quello che dicevamo pochi secondi fa. Si affatica, corre, si carica, sotto al sole brucia, suda, si affatica senza fine. Notte, giorno, corre, il suo occhio non è mai già sazio di ricchezze, guarda, desidera, wow, e non pensa, perché mi affatico? Perché privo la mia persona di bene? Questa ancora è vanità, ed è un malaffare, sedersi sotto le stelle, senza fare niente, guardare il cielo e riflettere. Ecco il creato. Chi l'ha creato? C'è un Dio.
Wow. La parola di Dio è ricca, è una ricchezza ineffabile. Questo è il fondamento della vanità. Cari fratelli e amici, benedetto il santo nome del Signore. Ecclesiaste 2:26. Cosicché Dio dia all'uomo che gli è grado sapienza, conoscimento, allegrezza, e al peccatore Dio gli dà denaro. E al peccatore gli dà occupazione di adunare, di ammassare, di diventare ricco. Perché? Per dare a colui che è grato a Dio. Questa ancora è vanità ed è tormento di spirito. Il Dio dà all'uomo che gli è grato sapienza, conoscenza, conoscenza che è da Dio, che non è di questo mondo, conoscere le cose che stiamo parlando adesso, questa è la conoscenza che viene da Dio, che il mondo reputa qualcosa da gettare, invece questa è la più grande conoscenza che possiamo avere, e al peccatore gli dà occupazione di adunare e di ammassare, già. Perché adunare, ammassare è fatica e non dormire, è travaglio di spirito, travaglio nel sonno. È molestia, è stare male, è ammalarsi, ammalarsi di stomaco. Ammalarsi perché sei sempre teso e lo stomaco si ammala, ti vengono le nuove malattie che causa lo stress, le preoccupazioni. Vedi, la gastrite viene anche, non solo, per il nervosismo, per lo stress, per la tensione che gli uomini sotto questo sole sono sottoposti, che magari uomini come Abramo, Isacco, Giacobbe avevano molta più quiete se paragonati con oggi. Erano gente di tende, gente che viveva molto più sana e anche loro avevano i propri problemi e anche gravi. Sa, prova. E quindi molte volte il Dio dà all'uomo di ammassare affinché colui che è figlio di Dio ne possa godere. Che significa questo, Alessio? Ora te lo spiego meglio. Ora te lo spiego meglio. Ecclesiaste 5:13, eccolo qua. Allora, Ecclesiaste 5:13 e Ecclesiaste 2:26 vanno a braccetto. Vi è una malavoglia, la quale io ho veduta sotto il sole, cioè che vi sono delle ricchezze conservate ai loro padroni per il loro male. Prendiamo una versione un pochino più semplice. Vi è un male grave che io ho visto sotto al sole, cioè delle ricchezze conservate dal loro possessore per la propria sventura. E Dio glielo permette. Perché intanto Dio dà all'uomo, al peccatore, gli dà occupazione di adunare, di ammassare, appunto perché noi sappiamo che quando aduniamo molto, quando ammassiamo molto, quando si parla di milioni, di milioni, di milioni, di milioni, di milioni, è travaglio, già l'abbiamo detto, lo vogliamo ripetere, è travaglio, è dolore, è non dormire, è anche ammalarsi. E Dio gli vuole risparmiare questo ai propri figli. Dice la scrittura, quando avrai di che coprirti, di che mangiare, e un tetto dove dormire, va bene così, tranquillo, vivi meglio, benedetto è il santo nome del Signore. Quindi lascia che siano i peccatori ad ammalarsi, a non dormire, a vivere male, perché non vi crediate, questa gente che ammassa, 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 non hanno un minuto libero, alle volte dormono 2-3 ore a notte,
quattro al massimo. Fanno una vitaccia. Oh sì, tu li vedi tutti sorridenti, ma lo sanno loro. Per dare a colui che è grato a Dio, già. Magari si aprono delle attività, delle fabbriche, delle industrie, vedi la Fiat. Voi sapevate che gli Agnelli erano pappa e ciccia con Kissinger. Kissinger è stato il braccio destro o uno dei bracci destri di Rockefeller, tutta massoneria di alto spicco. Kissinger, premio Nobel alla pace, ha ammazzato più gente Kissinger che Gheddafi. Ecco chi è sta gente qua. Eppure, quanti cristiani lavorano nella Fiat? Quanti cristiani lavorano in questi posti? Tanti. Già, Dio dà al peccatore occupazione di adunare, di ammassare, per dare a colui che è grato a Dio. Che è grato a Dio. Ecco qual è il senso di questa frase. Vi è un male grave che io ho visto sotto al sole, che delle ricchezze sono conservate al loro possessore per la sua sventura. Cioè Dio rende ricche le persone per la propria sventura. Vedi gli apostoli falsi che si sono arricchiti con milioni, tipo Maldonado e sta gente qua, milioni di dollari. Dio gliele fa, non solo Satana li rende ricchi, ma pure Dio, per la loro sventura, per il loro male, perché poi verrà, è scritto, verranno altri e glieli prenderanno davanti ai loro occhi, perché non se li godranno, perché avranno chi ha molti soldi, ha molti, tra virgolette, amici, che più che amici sono serpi. Benedetto è il santo nome del Signore. Poveri i ricchi, 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 poveri loro, poveri loro. Addirittura è scritto nella parola di Dio che Dio dà non solo la ricchezza, il benessere a chi lo dà, ma anche la forza di godere il benessere, perché molte volte, anche questo è scritto, Dio dà molte ricchezze e poi non ti dà di poter goderne, ti mette su una sedia a rotelle. Ti permette una malattia e rimani paralizzato in un letto per aver insultato il tuo creatore, per aver bestemmiato contro il tuo creatore. Quante di questi casi, non vogliamo dire che tutti quelli che stanno in questo stato sia così, ma anche questa è una verità, ed è una verità scritturale. Con Dio non si gioca, con Dio non si gioca. Dio è amore, Dio è amore, ha dato suo figlio, quanto amore, ma disdegna quel sacrificio, disdegnalo, calpestalo e vedrai quello che ti succederà. Magari passano gli anni e non vedi niente, ma l'ira di Dio resta sui figli della disubbidienza. Parliamo di figli della disubbidienza, figli che disubbidiscono, figuriamoci quelli di fuori, che neppur figli sono. Dio è fuoco, amico mio. Non giocare con Dio. E io mi ci metto per primo. Signore, dacci grazia. Padre Santo, aiutaci. Abbi pietà di noi. La parola di Dio è ricca. Dice, perché Dio permette, quelli fanno il male? Eppur sono, gli va bene tutto, sono ricchi. Apri gli occhi. Quella ricchezza che hanno è il castigo di Dio. Ma quanti cristiani capiscono queste cose? Eppure la parola di Dio è chiara. Conosciamo la parola di Dio. Impariamo la parola di Dio. Crediamo alla parola di Dio. Viviamo la parola di Dio. Il nostro vivere è avere un abbigliamento sobrio, carino, un tetto, un lavoro, il necessario, qualcosa da parte, se è possibile, sempre bisogna averla, ti si ammala un figlio, ti si fa male un figlio, ortopedici,
no, che non dobbiamo avere niente da parte, ma stiamo scherzando. Tuo figlio va allo sport, si rompe come mi sono rotto io quando ero giovane, che sono tutto fratturato. Vai dal dottore, vai dallo specialista, fai la LAS, e sono soldi. Lo dobbiamo sempre avere cose da parte. Chi può? Chi può? Ma un conto è avere qualcosa da parte, giustamente, e un conto è ammassare, 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 ammassare con affanno, con affanno, con affanno per la vanità. Allora Dio, questa gente qua gli va tutto bene? Non gli va bene, gli sta rendendo ricchi, li sta castigando. Vedi quello che gli è successo alla figlia, vabbè. Ma non voglio mettere in mezzo queste cose, però alla figlia di un grande imprenditore italiano, è successo un finimondo, il padre è venuto a mancare e praticamente alla figlia gli hanno fatto fuori il 70-75% del proprio patrimonio. Parliamo di un patrimonio incredibile. Ci hanno scritto già almeno tre libri importanti, tre mattoni di sta portata. Molto interessante, sono travagli. Ecclesiaste 2.26, già l'abbiamo visto, sta qua se non vado errato o se faccio sbagliato. Ecclesiaste 3.11. E con questo vogliamo chiudere questa parte qua perché la stiamo a fare troppo lunga. Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Quantunque l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatto. Questo video io lo volevo fare da mo', prima ancora che feci i due video precedenti, dove appunto il Signore ci ha dato grazia e vittoria sugli infiltrati. Prima ancora io volevo fare questo video qua, invece poi questo video è andato nel cassetto, ma il Signore ci ha dato grazia di riprenderlo. È un video importante, che da mo' che lo volevo fare. Quindi Dio ha messo il pensiero dell'eternità. Anche chi non conosce Dio e si trova nella giungla sa che c'è un'eternità. Lo dice Dio. Allora, ci credi o non ci credi a quello che dice Dio? Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi l'uomo è tenuto a comprendere che tutto è vanità, che tutto passa, che tutto è effimero, che siamo di passaggio e che dobbiamo spendere bene il nostro tempo. Come? Cercando il Dio. Noi possiamo fare tutto quello che è buono e giusto. Lavorare, avere una famiglia. Tutto quanto ci mancherebbe altro, ma il fondamento deve essere ciò che è eterno e ciò che è eterno non si trova in questa terra, non è il nostro cuore, non è quello che noi pensiamo, non è questo mondo, non sono gli esseri umani, grandi pensatori, grandi concetti, il grande sapere. No, lo studio, no. Quello che è eterno non viene da questa terra, quello che è eterno viene da oltre questo cielo, oltre questo sole, viene dal terzo cielo e dalla parola di Dio. Alleluia, viva Cristo. Alleluia. Ecclesiaste 7,5, lo leggo per motivi di tempo. Meglio udir lo sgridar dei savi che il cantar dei pazzi. Già, la vanità inganna. Questo lo voglio vedere dopo. L'eternità. Ecclesiaste 4,4. Ogni fatica e ogni opera porta invidia. Quando tu fai qualcosa per il Signore, anche nella Chiesa avrai invidie. Preparati. Dentro la Chiesa di Gesù Cristo avrai invidia. Figuriamoci poi fuori. Se nella Chiesa trovi persone carnali, figuriamoci fuori.
A noi ci dicono che siamo divisi. Ah, tu devi vedere, i satanisti, i gnostici, se denunciano alle autorità, se menano, se minacciano, se dicono le parolacce e botte, te meno, te vengo qua, ti ammazzo qui, te coso qua. Altro che uniti, i massoni, certe guerre tra massoneria, tra le varie massonerie, certe guerre, altro che uniti a chiacchiere. Ovunque, ovunque c'è divisione. E nella Chiesa, quando si fa qualche cosa, troverai quello carnale, che tu stai lavorando per il Signore, quello carnale, da lì saprai che è un carnale, che avrà invidia di te. Quando farai, dirai un qualche cosa di buono, di spirituale, di guidato dal Signore, tu ti accorgerai, quelli che sono spirituali, da quelli che non lo sono, da queste cose, ma magari uno un giorno prima ti salutava. Io un giorno feci da ragazzo, c'era uno che io all'epoca suonavo e questo ci vedevamo, insomma, capitava che ci incontravamo tra chiese, tra grandi chiese pure qua a Roma, e si stava insieme, si parlava, si suonava, insomma. Io poi gli dicevo alcune mie esperienze con diciamo, la musica e tutto quanto. Poi un giorno mi capitò che dovetti andare in un posto molto grande per dare la mia testimonianza. Io ancora ero giovane, non ero un pastore. E io andai là nella mia semplicità e fui anche molto benedetto dal Signore, raccontai la mia storia, la mia testimonianza, una storia molto triste. Molto triste, io ho un passato molto triste, tristissimo, e tant'è che io ogni volta che racconto la mia storia, che raccontavo e che ancora oggi la racconto, mi viene da piangere, perché cose proprio tristi. E insomma diciamo che grazie a Dio, insomma, molti furono toccati da questa cosa e tutto quanto. Beh, questa persona da quel momento non mi parlò più. Ma voi vi rendete conto? E io dissi, ma che è matto questo? Non mi parlò più, mi guardava da lontano un cagnesco brutto. E io dico, ah, ecco, allora tu sei questo. Facevo, tu sei questo, no? Perché io non ho il discernimento degli spiriti, tanto più prima. Ci sono anche i doni. C'è qualcuno da me che ce l'ha. E quindi ho l'esperienza, questo sì, ma il dono del discernimento degli spiriti, ci sono anche i doni, è un'altra cosa. Quindi quando tu farai qualche cosa di buono nella Chiesa, sarai perseguitato, sarai attaccato, lì ti accorgerai chi è spirituale e chi non è spirituale. Tu fai ognorri e a quello lo tieni sott'occhio, sempre, lo marchi stretto, come si dice a Roma. Provate gli spiriti. Allora, meglio il duolo che l'allegrezza? Già, Dio permette le prove e afflizioni anche per non farci attaccare a ciò che passa, cioè alla vanità. Ecclesiaste 7, verso 2, verso 3. Bene, vogliamo andare nel linguaggio originale. Vogliamo andare in Mahon Mamre. Allora, qua chiudo. Allora, andiamo qua. Eccolo qua. Allora, allora andiamo nell'Ecclesiaste. Dove sta l'Ecclesiaste qua? Perché io qua, a parte che sono messi un po' diversi. Allora, c'era una volta l'Ecclesiaste, tanto tempo fa, e adesso non c'è più. Ecco qua, Ecclesiaste. Me lo sono aperto qua a fianco, perché dopo voglio andare. Oh! Eccolo qua. Allora, 1, 2, 3, 4. Eccolo qua. Divrei Koelet ben David Melech Berushalam.
Ciao mammolina, ciao. Ecco, scusate, mi ha squillato il telefono. Allora, eravamo rimasti qua. Allora, divrei Coelet, io questa non l'aspiro, in questo caso, cioè che si può fare, non sto qui a spiegarlo. Allora, divrei Coelet ben David Melech Birushalam, quindi parole del Coelet, del predicatore, figlio di David, re di Birushalam. Eccolo qua, Havel Havelim Amar Coelet, Havel Havelim Hakol. Allora, Havel, vanità, Havelim, vanità al plurale, imme, Amar, disse, dire, amare dire, terza persona, kal, perfetto, Amar, disse, Coelet, non c'è l'articolo ma noi ce lo mettiamo, disse il predicatore, Havel, di nuovo ripete, Havelim, quindi vanità singolare, vanità plurale, Hakol, tutto, ogni cosa, Havel, è vanità. Allora, io vi ho voluto mostrare quello che noi abbiamo letto all'inizio, quando abbiamo letto Ecclesiaste, capitolo 1, verso 2, noi abbiamo letto questo in italiano. Ve l'ho voluto far leggere nel linguaggio originale. Perché l'ho voluto fare? Io non amo molto portarvi il linguaggio originale, salvo quando vado a difendere la parola di Dio, oppure quando proprio in questo caso lo reputo veramente necessario, perché mi rendo conto che al 99%, al 98% delle persone non gli interessa il linguaggio originale. Ed è giusto rispettare queste cose, ma in questo caso l'ho dovuto fare per farvi rendere conto di quello che la parola di Dio ci ha detto, perché noi non abbiamo detto nulla, semplicemente abbiamo preso atto di quello che dice la parola di Dio. Quindi è importante notare come vanità si dica, eccolo qua, Haval o Havelle, qui c'è una E, ma ci puoi mettere pure una A, è uguale, non cambia niente in questo caso, ok? Quindi Havelle o Havalle significa vanità. Eccolo qua. Ed è questa radice, trina, no? Noi sappiamo che la radice è trina. Quindi è una he, è una bet, è una lamed, ok? Poi la puoi cambiare, la puoi modificare, la puoi mettere al plurale, ma la radice resta. Eccola qua, vedi, qui c'è un plurale, ma la radice è questa. He, bet, lamed, ok? E quindi la ritroviamo un'altra volta qui e la ritroviamo un'altra volta qui, vedi? Havelle, Havelle, Havalle, Havalle significa vanità. Quindi vanità delle vanità, disse il predicatore, vanità delle vanità, tutto è vanità. Oppure se lo vuoi tradurre, ogni cosa è vanità. Come ti pare, la traduzione la puoi fare come vuoi. Il senso è quello. Benissimo. Ora, perché io vi ho mostrato questo? Perché abbiamo detto che il significato di vanità è fumo. Il fumo passa, il fumo è effimero, qualcosa che passa, qualcosa di futile. Ok? Questo è il significato. Benissimo. Infatti, se io vado nello Strong 1892, eccolo qua, Havel, eccolo qua, Havel, eccolo qua, vedete? Havel significa vanità, vanità, vano, vuoto, transitorio, vedi, effimero, ok? O qualcosa che è insoddisfacente, quindi qualcosa che non riempie,
Ok, questo è un po' ridotto, poi casomai non so se prendere il nostro, eccolo qua, ciao qua, il nostro vocabolario. Quindi questo è il significato. Volevo andare nel libro della Genesi. Ok, non mi ricordo però dov'è che capitolo sta, sai che non mi sono preparato. Non mi sono preparato a questo, pensa, aspetta. Perché è un po', non dico completamente, non è improvvisato, però è mezzo improvvisato per alcuni aspetti. Eccolo qua. Sì, 4:2. Genesi 4:2. Allora. Allora, ho preso la mia Bibbia per capire, eccolo qua, Genesi 4:2. Qui praticamente, eccolo qua, qui praticamente dice che poi partorì ancora e chi partorì? Abele. Abele, qui dice partorì ancora e allora poi partorì ancora e partorì ancora Achin e Abele. Abele si dice Havel, eccolo qua. Havel. Havel, quando Eva partorì chi? Prima partorì a Caino. Benedetto è il santo nome del Signore. Poi, dopo che partorì a Caino, partorì anche ad Abele. E come si dice Abele? Abele si dice Havel. Havel, oppure viene chiamato anche Haval, è uguale. Havel, Havalle. Questo è Abele. Eccolo qua, lo ritroviamo, eccolo qua, Havelle. Havelle è Abele e viene tradotto come Abele. Eccolo qua, Abele. Abele, come tutti i nomi, ha un significato e significa vanità. Cioè, in pratica sta dicendo anche i nostri figli. Ecco qui, quando io ho detto il rabbinato, questo, e lo ritroviamo anche qui nel vocabolario, il rabbinato, questo fatto che Abele è vanità, ce l'ha molto chiaro questo concetto qua. Quindi i nostri figli sono vanità? Sì, i nostri figli sono vanità. Ecco perché io all'inizio ho detto, dirò delle cose che se non si conosce tutto il contorno e il fondamento, possono sembrare agghiaccianti. Ma se si conosce invece il contorno e il fondamento, allora non sono più agghiaccianti. I nostri figli sono vanità perché passano, perché sono effimeri. Ecco perché noi dobbiamo, come dirà il Nuovo Testamento, risparmiare il tempo, abbreviare i tempi e quindi far del tutto perché questo poco tempo che abbiamo noi, che hanno i nostri figli, che Dio gli possa dar lunga vita, ma alle volte Dio permette determinate cose non buone, che possano acquistare non la vanità di questo mondo, ma la vita eterna in Cristo Gesù. I figli, Abele era, Abele, Genesi, Abele era vanità. Achin et Abel en Havel, in questo caso l'Ache la aspiro. A volte sì, a volte no, dipende. Questo si può fare. In Israele si usa tantissimo. L'Ache a volte si aspira, a volte non si aspira, non si calcola proprio. Alle volte addirittura la modificano, vabbè, tipo Elohim. Vabbè, lì lo fanno apposta. In Elohim, Elohim, Elohim c'è questa Ache qua. Quindi Havel. Ok? Benissimo, quindi Adamo ed Eva, che erano persone con, anche se
hanno fatto delle cose veramente stupide, però, perché insomma, disubbidire a Dio è stupido, quindi hanno fatto cose stupide. Ma Adamo ed Eva avevano molta intelligenza. E infatti, nella loro saggezza, intelligenza, hanno posto un nome saggio a questo loro figlio, e il nome che gli hanno posto è appunto Vanità. Gli hanno posto il nome Vanità perché Abele è vanità. Abele è questo. Abele è vanità, è vano, è vuoto, cioè è transitorio. È transitorio. Vedi, Hevel, ma si può dire anche, eccolo qua, Hevel o Havel. Eccolo qua, Hevel, oppure si può dire anche Havel, è uguale, non cambia niente. Qui per esempio c'è scritto Havel, 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 nome maschile, Hevel oppure Havel, secondo figlio di Adamo, Abele, eccolo qua, Havel o Hevel, si può dire in tutti e due i modi, Genesi 4:2. Eccolo qua, Ahi et Havel, ok? Vayechi Hevel, e fu Hevel, benedetto il santo nome del Signore. Poi c'è, eccolo qua di nuovo, Behevel, eccolo qua, Genesi 4:4, Hevegam, eccetera, eccetera, eccetera. Se volete, questo è il parametro. 1893, 1892, Havale è uguale, vano, essere vani, fantasia, attuare va in modo vacuo, essere vani, diventare vano, eccetera, eccetera, eccetera. Havale, Hevel, Havelle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, qua, quando noi andiamo a vedere il linguaggio originale non fa altro che confermare ulteriormente tutto quello che noi abbiamo detto. E quindi, come già detto nel principio, va a porre il puntino sulla i su tutto quello che noi abbiamo potuto vedere. Benedetto il santo nome del Signore. Bene, questo è diciamo, il fondamento. Questo è il fondamento del termine vanità. Ora, come già detto, c'è una vanità, pur venendo tutta la vanità appunto dal peccato, quindi dalla morte, c'è una vanità accettabile, pur essendo vanità, tipo un figlio è vanità, ma non per questo, perché passa, perché è vano, perché tutto passa, pure i figli passano, perché la loro memoria passa, la memoria di questo mondo passa, le cose buone di questo mondo passa, figuriamoci le cose cattive. Quindi c'è una vanità tollerabile, è una vanità non tollerabile, tutto è vanità. Ma non per questo tutta la vanità è da buttare nel secchio della spazzatura. Faccio un esempio. Quando si parla di vanità, io sempre non ho mai sentito spiegare la vanità così come la stiamo spiegando in questo video. Ripeto, non sto dicendo che mai nessuno lo abbia fatto o che abbiamo scoperto l'acqua calda. Qui nessuno ha scoperto niente. Queste cose si comprendono, io le ho comprese dal primo giorno che ho letto la Bibbia. Il primo giorno che io ho letto Ecclesiaste ho compreso questo. Ecco, solo che non ne ho mai sentito parlare, tutto qua. E questo mi dispiace, perché poi arriva il legalismo religioso, ti porta alla vanità e ti dice: ah, ti sei messa l'orecchino, questo è vanità, te ne vai all'inferno. Come?
Come mandi una sorella all'inferno perché porta un orecchino? Perché l'orecchino è vanità. Ma che cos'è la vanità? Domanda. Fagli questa domanda. Ma che cos'è la vanità? La vanità è l'orecchino! L'orecchino è la vanità! E ritorniamo sempre alla solita storia. Questo che fai è vanità, non va bene, ma che cos'è la vanità? Questo che stai facendo è vanità. La camicia quadri è vanità. È troppo appariscente. E vabbè, è vanità la camicia quadri. Domanda. La vanità, credetemi, è più vicina di quanto possiamo credere o immaginare. Credimi, credimi. Wow. Ascoltami, io un pochino ho visto quello che c'è fuori dall'Italia. Allora, ci sono posti, molte nazioni, decine di nazioni, dove portare una predicazione corta, sto parlando di un sermone, non di uno studio biblico, perché questo è uno studio biblico, devi esprimere un concetto, devi portare un insegnamento, e un insegnamento non si porta in 5 minuti, ci vuole del tempo. Ma portare un sermone, quando in un sermone non stai facendo uno studio biblico e nel sermone trovi tutto, io posso parlare per esperienza personale, e quindi c'è di tutto, con tutto il rispetto, parlando dalla suocera di 80 anni che ha la terza elementare, alla suocera invece che ha la laurea, al professore di università, alla professoressa che insegna alle superiori, al dottore o ingegnere, eccetera, 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 o a quello che ha la quinta elementare, o a quello che è di passaggio, non è mai entrato in una chiesa, si trova lì per caso, a quello che ha fatto una vera esperienza col Signore. A quello che invece non ha fatto nessuna esperienza col Signore ed è completamente carnale, a quello che magari viene in chiesa perché non si sa manco lui che sta a fare là dentro, e tu all'estero, soprattutto all'estero, ma anche qui in Italia, ti trovi con delle mentalità che il sermone deve durare, che ne so, il sermone che c'è tutta sta gente qua, un'ora. Tu in un ambiente del genere ti metti a fare un sermone di un'ora. Perché? Perché sei più spirituale. Se il sermone dura almeno 40 minuti, allora tu sei gagliardo, sei buono, sei bravo, sei spirituale, sei ok, sei vanitoso. Ecco che cos'è. La vanità? La vanità la troviamo. Wow! L'atteggiarsi nel sapere molto, nell'aver studiato molto. Tu lo conosci il tuo cuore, vanità. All'estero c'è una scuola di pensiero che la persona spirituale, quando fa il sermone, deve strillare. Allora se tu strilli, sei spirituale. Molti per camuffare questo dicono: eh no, ma io sapete, sono abituato nella strada a strillare, quindi quando vengo in chiesa strillo. E dov'è la correzione, lo spirito di correzione, lo spirito di autocontrollo? Gli spiriti sono sottoposti ai profeti. Tu non puoi, dentro una comunità, una chiesa, che ci sono persone che magari non gli dà fastidio lo strillare, scusate, ma ci sono persone che gli dà fastidio, tipo me. Io se mi trovo uno sul pulpito che strilla mal se me ne vado, mi dà fastidio. Non sopporto le urla. Non stai in una piazza, non stai al mercato che devi strillare. Vai al mercato, strilli. Lì non stai al mercato. Stai in una chiesa che te strilli. Strillare una cosa, alzare la voce un'altra. E poi perché? Si strilla perché? Perché così sono più spirituale. Sono spirituale. Che cos'è questa? È vanità. È vanità. La vanità. Che è il suo fondamento è effimero, è questo, eccetera, eccetera, eccetera. È l'attaccamento alle cose di questo mondo, all'apparire essere qualcosa, al voler essere qualcosa, quando non lo sei.
Sei uomo, sei polvere, sei niente. Controlla te stesso. Studiati, io già l'ho detto, prima di comparire davanti un pulpito, davanti una webcam, davanti una folla, fai un'opera di coercizione, Signore, prega Dio, non io, ma tu, che non appaia io, ma che tu possa apparire. Altrimenti vai in bocca alla vanità, all'autoesaltazione, all'autoglorificazione. Ecco l'agnosi, ecco l'agnosticismo, l'autoesaltazione. Tu sei l'essere Dio, l'essere qualcosa, non siamo niente, siamo polvere, siamo vanità, siamo effimeri. La vanità è più vicina di quanto possiamo credere o immaginare. Testimonianze, perché non so solo i ministri, le testimonianze che durano un quarto d'ora, quando c'è tempo per ogni cosa, lì c'è un sermone che deve essere fatto. Ci sono altri che devono testimoniare. Viviamo in un mondo dove il tempo è sempre poco. Tu fai una testimonianza di un quarto d'ora, 20 minuti. Perché? Perché devi apparire, perché sei vanidoso. O devi fare una testimonianza che deve essere bella. La testimonianza non deve essere bella, deve essere da Dio e deve edificare e deve mostrare la gloria di Dio e non te. Allora edifica, il resto è vanità. Lascia stare il caso che Dio magari in una determinata occasione ti fa alzare la voce, perché cerchiamo poi sempre di essere. Io sto parlando a fare queste cose quando, allora, se io faccio questo sono bravo, sono spirituale, sono questo, sono quest'altro. Domanda, tutta la vanità è cattiva? No, portare i baffi. Perché? Uno che porta i baffi. Qualcuno mi ha detto che mi devo tagliare i baffi. Non te devi tagliare niente, stai tranquillo. I baffi non si devono tagliare. Chi porta i baffi, che Dio te benedica. Il baffo, l'uomo che porta i baffi, tu mi devi dare i baffi, a che servono? Domanda. Se, a meno che, non so, non è per un problema dermatologico, vabbè, quelli sono casi rari, ma normalmente il baffo a che serve? A che serve il baffo? A niente, il baffo è vanità. Chi porta i baffi li porta per vanità. Domanda, ti devi tagliare i baffi per questo? Ma così non sia, non è questo, non è questo. È che la vanità è più vicina di noi di quanto possiamo pensare. La cravatta è come il baffo, l'orecchino è come il baffo e la cravatta, la collanina. È come il baffo, la cravatta e l'orecchino, e il braccialetto, è uguale. Domanda, tutte queste cose le dobbiamo condannare perché è vanità? No, certo che è vanità, tutto è vanità, perfino i figli sono vanità. Ma non per questo, se io vedo una sorella sana, sobria, che ha un orecchino, ma che Dio ti benedica, ma tietelo. Oppure, come abbiamo già detto, due video fa, ci sono persone che nella, scusate il termine, ma qui siamo arrivati alla follia, che nella loro follia fanno un video, non so quanti motivi per non festeggiare il compleanno, ma che c'è de male nel festeggiare un compleanno? Come già detto, lo ripeto, festeggiare un compleanno a tuo figlio, non c'è niente di male. Anzi, molte volte i bambini sono cresciuti, sono scappati via per tutte queste imposizioni che sono croci dell'uomo, sono dogmi umani, sono scappati dalle chiese e non hanno voluto saper nulla di Dio per colpa degli uomini. E poi Dio li è andati a prendere, si è manifestato e gli ha detto: io non sono quello che ti hanno insegnato nella chiesa mia, perché non c'erano uomini di Dio, oppure erano offuscati dalla carnalità, dalla croce dell'uomo, dal dogma umano. Poi ovviamente il legalista religioso, nella propria follia, quando gli dici guarda che non c'è niente di male nel festeggiare un compleanno, a parte che nella Bibbia troviamo stagioni, troviamo tempi,
ma mo non voglio entrare in tutte queste cose. Troviamo festività che oggi noi non abbiamo, ma un domani saranno restaurate in parte. Noi abbiamo il tempo, abbiamo gli anni, passano gli anni. Signore, grazie per questo anno. Benedetto. Festeggiare un compleanno, loro nel loro eccesso, magari ti portano persone che nel festeggiare i compleanni spendono 10.000 euro. Ma chi spende 10.000 euro per un compleanno, il suo problema non è festeggiare il compleanno, è ben altro. Vedete, il legalismo religioso va sempre a estremizzare. Qui non si sta parlando di questo, qui si sta, è grazie, pure porta un orecchino, non c'è niente di male, ma se te metti 3 chili d'oro, oppure se te metti un po' di trucco, non è che muore nessuno se te fai una tinta, ma se te pitturi come Halloween e vai in giro con gli occhi verdi, no, ma dove vai? Ma che sei, una strega? Tutto fatto con la giusta misura, sì, certo che è vanità, amen. Certo che è vanità, pure i baffi tua sono vanità. O addirittura, no, se ti fai il capello un pochino più corto qua, il capello un pochino più corto qua, vedi, io ho il capello un pochino più corto qua, quando la scrittura condanna il punk, quello che è tutto rasato qua, e va in giro con una cresta così, da guerriero, quello condanna, non un taglio come questo. E quindi nel nome della vanità, che non si è capito manco qual è il fondamento della vanità, si utilizza questo termine in maniera impropria. Quando la vanità sta anche addosso a coloro che la utilizzano come cavallo di battaglia per promuovere il proprio legalismo religioso, la propria croce, i propri dogmi. Dio non ama la vanità, la parte marcia della vanità. Lavorare, abbiamo detto che è vanità, ma non per questo non dobbiamo lavorare. Ma se poi io per lavorare, che è lecito, fare un lavoro lecito, trascuro Dio, tu pensi che sono approvato da Dio? Trascuro la Chiesa, le cose di Dio, la preghiera, la lettura della parola di Dio? O quanti per lavorare trascurano i propri figli, la propria famiglia? Quanti imprenditori si sono ammazzati perché hanno perso tutti quanti i soldi? Ti voglio dire una cosa che forse alcuni di voi mi lapiderete, ma non me ne importa niente. Hai visto tutti quei imprenditori che si sono tolti la vita perché hanno perso tutto? Ti faccio una domanda. Tutti quei imprenditori che nell'aver perso tutti i soldi si sono tolti la vita, se gli fosse morta la moglie o gli fosse morto un figlio, si sarebbero tolti la vita? Non mi rispondere a me, risponditi a te stesso. A chi amavano? E stai giudicando, bravo, sto giudicando, io giudico, a differenza di te. Quindi se tu non giudichi, non giudicare neanche me. Zitto, zitto. Se tu non giudichi, a me tu non mi devi giudicare, devi essere coerente. Non devi giudicare niente. Questo è riferito ai cristiani, eh? Poi quello che fanno l'arte, figurati, io non c'ho tempo da stare a guardare le stupidate dell'arte. Giusto i pesci grossi, tipo Sondergaard, Benny Hinn, Erberillo de Turno, e quelli grossi li marchiamo stretti, l'arte e le sardine, manco ci perdiamo tempo. Con i loro nomi perdiamo tempo con le dottrine, questo sì, le dottrine sataniche le confutiamo tutte man mano che possiamo e secondo come va fatto, perché sono a miliardi, la priorità va nella predicazione dell'Evangelo.
Mo ci hanno fatto una richiesta di confutare una cosa, mo vediamo se farlo, se non farlo, quando farlo, come farlo, eccetera, eccetera, eccetera. Perché? Perché loro amano la vanità, amano i soldi. E allora perdono i soldi e si ammazzano. Però quando perdono un caro, un familiare, un figlio, tutto a posto, se fanno il piantarello e continuano a vivere, ipocriti. Non tutti, non tutti, non sto dicendo che sono tutti così, ma quanti? E poi cercano, no, ma sai, io perché so che poi i miei non sarebbero potuti vivere, sì, infatti senza di te, mo vivono ancora meglio. Ipocriti. Quindi tutto è vanità, ma non per questo tutta la vanità va buttata, come dire, ora siccome la cravatta è vanità, io non mi metto la cravatta. O la donna che si fa una tinta la mandi all'inferno, o il padre e la madre che festeggiano un compleanno al proprio bambino, perché è vanità, li mandi all'inferno. Ma come ti permetti tu a fare un video? Perché non fe cioè, c'hanno 7, 8 mesi, 7 mesi di conversione e si mettono a fare video, 8 mesi di conversione e si mettono a fare video, ma non vi vergognate. Ma chi è il tuo pastore? Ma quale chiesa vai? Ma presentatevi, ma dove andate? Ma se io avessi nella mia comunità un giovane che fa una cosa del genere, gli direi scusa, dice quello che stai facendo non va bene, non va bene, biblicamente parlando, non va bene. E se non ti ascolta, dice va bene, ma non presentarti come membro di questa chiesa, perché se no io faccio un video dove dico che tu sei uno che sta a fare tutto, questo dovrebbe fare, questo si dovrebbe fare. Il fatto è che siamo ormai, la Chiesa è completamente in mano al peccato e all'apostasia. Ormai non c'è più niente. Si salvi chi può, disse un vero pastore, tanti anni fa. Quindi che cos'è la vanità? La vanità l'abbiamo visto che cos'è. C'è una parte della vanità che ti getta all'inferno e una parte della vanità che pur essendo vanità non ti getta all'inferno. C'era una donna, a proposito di vanità che getta all'inferno. L'ho letto su una rivista, per caso, credo fosse online, no, una rivista, un giornale, ma tanti 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 anni fa. Sto giornale parlò di una, credo fosse una modella. Questa modella era sposata e aveva un figlio, una figlia, insomma, una mamma. E faceva la modella. Ed era famosa, io non sapevo manco chi fosse questa, manco mi ricordo il nome, però stavo leggendo l'articolo perché diceva muore modella. In un intervento di liposuzione o come si dica. Dice che questa era fisicamente parlando, dicono loro, perfetta. Fai la perfezione, trova il tempo che trova. Quello che è perfetto per te può non esserlo per un altro. Quindi pure qui entriamo in un altro, ecco, altro che vanità. Questa qua era perfetta, cioè non aveva bisogno di niente. E siccome se voleva togliere un centimetro, non so dove, non va tra pesca, va a capire quello che voleva fare questa, se è andata a fare questo intervento di liposuzione ed è morta. Per togliersi un centimetro, non so quanti grammi di grasso. Che poi il grasso, un poco grasso, il nostro corpo, poco grasso, lo necessita. Quello giusto, la maniera giusta. Io, siccome nel mio piccolo io vado a correre, io so, perché mi informo, che un pochino di quantità di grasso, tipo nel prosciutto, così, lo devo ingerire perché il mio corpo necessita un pochino di grasso. Necessita, non tanto, non tanto, ma quel pochino lo necessita. Lei se voleva proprio togliere tutto il grasso, perché era perfetta, è morta. Dove sta?
dove sta? Ha lasciato un marito, dice, non sapeva che doveva muovere, morire. Qualsiasi persona si sottopone a qualsiasi intervento chirurgico, è sempre un intervento chirurgico, per quanto possa essere di routine, collaudatissimo, tutto quello che ti pare, è sempre un intervento chirurgico. Questa è morta. Dove sta adesso? Alla luce della parola di Dio. Dove sta adesso questa donna? Si voleva togliere un centimetro di grasso? Perché? Si chiama ossessione, si chiama possessione. Quelle persone ossessionate dal proprio fisico che vanno in palestra, culturisti, quella roba non serve, quella è una vanità che non serve, non ti porta a niente. C'è una vanità che ci circonda tutti quanti, che ti compri tre paia di pantaloni con tre colori diversi. Perché ti puoi comprare tutte e tre uguali? Che ti importa? No? Devono essere diversi, così non vado vestito sempre uguale. Perché? Vanità. Certo che è vanità, ma non c'è niente di male. C'è un pastore che sta all'estero, che lui si è comprato tutte le camicie bianche, tutte. Lui, tu lo vedi sempre che ha la stessa camicia. L'ha fatto, e che Dio lo benedica, perché siccome lui gira come una trottola, un pastore proprio è a tempo pieno che gira, fa delle opere da paura, e questo se a volte si cambia pure due volte al giorno, perché suda, fa, si sporca. Allora dice, se io mi cambio una camicia al giorno, io infatti mi cambio una camicia al giorno, non mi metto mai la stessa camicia, perché me lavo, mi faccio la doccia tutti i giorni, no? È normale, no? Che te cambi tutti i giorni. Però magari qui c'è tanta povertà, se pensano chissà quanti soldi ho io. Allora sai, e questo l'ha detto a tutta la comunità, ecco perché io ho sempre la stessa camicia bianca, perché poi i fratelli gli hanno detto, ah fratello, ma che c'è sempre la stessa camicia, ma non c'hai i soldi per comprarti un'altra camicia? Dici no, c'ho tante camicie ma tutte bianche, così per dire, no? Tre paia di pantaloni ti compri uno di un colore, uno di un altro e uno di un altro ancora. Ma perché? Per vanità. Eppure non c'è niente di male. C'è una vanità che non va bene, c'è una vanità che, pur essendo verità e venendo dal peccato, ma è una vanità tollerabile. A me dispiace fare questi discorsi, perché non ci sarebbe bisogno. E magari la gente si mette a ridere, ma guarda questi con tutti i problemi che abbiamo, gente che si sta a drogare, gente che è affetta dalla pornografia, gente affetta dalla violenza, matrimoni distrutti, qui si sta a guardare, orecchina, cravatta, questo, quest'altro, il trucco, il compleanno, e tutte ste stupidate con tutti i problemi che abbiamo, guarda un po' che razza di studi che tocca fa. Questo è un pugno in un occhio all'intelligenza, al raziocinio, all'essere in qualche maniera un pochino, non voglio dire intellettuali, ma santo cielo benedetto, siamo messi male. O poi c'è i marpioni, soprattutto nelle assemblee, negli anni, levatevi il braccialetto perché vanità, massone che non sei altro, che gli hai detto, mo sei morto, sei sotto terra a prima porta, che gli hai detto a mio padre buttati in politica, che te faccio fa carriera, altro che il santo dei santi. Noi non facciamo politica, poca. Lasciamo sta. Poca non ne fate, siete santoni, siete. Tanto è uscita fuori tutta la massoneria che ci avete dentro, come tutti quanti. Siete tutti in una manica dei massoni, quelli che stanno in alto alla cupola, altro che santi. Allora,
Ecclesiaste 7:16. Non essere troppo giusto, non farti savio oltre misura, perché ti diserteresti, cioè perché diventeresti un deserto. Chiudiamo. Benissimo. Allora. E questo è stato il video. Bene, spero che questo video sia stato di edificazione per la Chiesa. E comunque abbiamo parlato di un argomento molto importante che, ripeto, io non ho mai sentito parlare della vanità in questo modo. Mai. 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 E quindi l'ho voluto fare. Sì, la vanità è tutto quello che vi dicono. Quello, l'attaccamento a determinate cose, sì, ma il fondamento non è quello, il fondamento è ben altro. E lo abbiamo visto in questo video. Bene, questo è stato il video, cari amici, grazie per essere stati con noi. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti e, se il Signore vorrà, ci vediamo al prossimo video programma, se il Signore non ha suonato prima la sua tromba e ci ha portati via nel rapimento della Chiesa. Dio ti benedica. Shalom.